Oggi la Nike è uno dei brand più popolari al mondo e il suo swoosh uno dei simboli più riconoscibili del globo. Ma non sempre è stato così. All'inizio, infatti, l'azienda si occupava semplicemente della distribuzione delle scarpe. Tutto è cambiato quando ha messo sotto contratto l'atleta americano più popolare della prima metà degli anni 70, il mezzofondista Steve Prefontaine, la cui statua ancora oggi fa bella mossa nel quartier generale dell'azienda. Ma Pre, come veniva chiamato, è stato questo e molto altro. Atleta sfacciato e ribelle, in grado di rendere la corsa un'arte creativa, il mezzofondista si è strenuamente battuto a favore degli atleti olimpici per liberarli dai vincoli imposti dal dilettantismo. Reduce dal deludente quarto posto nei 5.000 metri alle Olimpiadi di Monaco 1972, l'atleta si stava preparando per Montreal 1976, quando, il 30 maggio 1975, è morto a causa di un incidente stradale. Aveva soltanto 24 anni. La sua vita è stata sì molto breve, ma la sua personalità e il suo modo di vivere lo sport lo rendono ancora oggi un'icona, paragonata finanche a James Dean per lo spirito ribelle e la precoce scomparsa. In questo video vedremo come Prefontaine abbia lanciato la Nike, dedicandoci anche ad altri aspetti della vita e della carriera dell'indimenticabile Pre. Ciao e benvenuti o bentornati a un po' di sport. Immagino dobbiate riprendervi dalla notizia che gli stessi fondatori della Nike non considerano l'atleta più importante della storia della loro azienda Michael Jordan, ma fatelo in maniera utile con raziocinio. Nel frattempo iscrivetevi al canale e premete la campanella che vi avviserà di tutte le prossime pubblicazioni. Ma dicendo questo, ovviamente nessuno intende che Michael Jordan non abbia avuto un impatto enorme sulla Nike come l'ha avuto sulla storia dello sport, dell'entertainment e del business. È che semplicemente, come disse tanti secoli fa un uomo dotto, siamo nani sulle spalle dei giganti. E anche se Michael Jordan nano non lo è per nulla, anche lui ha dovuto stare sulle spalle di qualcuno, se non altro perché questo qualcuno è arrivato prima e nell'ambito della nostra storia prende il nome di Steve Roland Prefontaine. Prefontaine e la Nike condividono lo stato di provenienza, l'Oregon. Infatti il papà di Prefontaine era di Coos Bay, ma nella seconda guerra mondiale, al seguito dell'esercito americano, ha combattuto in Germania, poi si è fermato in quella che allora era diventata Germania Ovest, occupata dall'esercito americano. Ha conosciuto una bella ragazza tedesca e non se l'è certo fatta scappare, portandola in America, dando vita alla famiglia in cui nascerà il nostro Steve. La vita di Prefontaine purtroppo è durata molto poco, appena 24 anni, ma è molto significativa, densa di eventi, e per ripercorrerli adeguatamente dobbiamo partire dalle scuole superiori, in cui il giovanissimo Prefontaine dimostra un grande interesse nello sport, nelle discipline che sono quelle tipiche per un ragazzo americano che frequenta la scuola, ossia il baseball e il football americano. Però diciamo che, non avendo proprio un fisico da corazziere, non è mai la prima scelta dei suoi compagni, almeno fino a quando non si batte in uno sport in cui nessuno ti chiede di avere le spalle di LeBron James, ovvero la corsa campestre. E l'incontro fortunato con la prima persona davvero decisiva nella sua vita sportiva avviene proprio al liceo, dove Prefontaine viene allenato da Walt McClure. Salve, sono Troy McClure. Che a sua volta all'Università dell'Oregon era stato allenato da Bill Bowerman, di cui parleremo in seguito perché è un altro dei grandi protagonisti di questa storia. E McClure... Salve, sono Troy McClure. Nella vita di Prefontaine non è importante solo perché è l'allenatore che lo istrada in tutti i sensi verso la corsa, ma è anche il primo che riesce a instillargli l'idea dell'impegno, dell'allenarsi costantemente e duramente anche in estate, responsabilizzando il giovanissimo Prefontaine, che inizia ad allenarsi per conto suo anche in estate dopo la scuola. E con l'impegno arrivano subito i risultati, perché già a 15 anni Steve Prefontaine fa segnare il suo primo record, il record nazionale juniores sulle 2 miglia, mostrando subito un grande talento che McClure... Salve, sono Troy McClure.
ha segnalato al suo antico maestro Bauermann. Ora giunge il momento di parlare proprio di Bauermann per comprendere perché è così importante ai fini della vita e della carriera di Prefontaine e della nostra storia. Bauermann ha allenato 24 anni all'Università dell'Oregon, praticamente un quarto di secolo in cui ha forgiato ben 31 atleti che avrebbero gareggiato alle Olimpiadi, solo per citare un dato. Uno dei suoi ragazzi, Phil Knight, non raggiunse risultati di primissimo piano nello sport, ma era destinato a farlo nel mondo del business. Bauermann e Knight, il 25 gennaio del 1964, fondano la loro azienda, Blue Ribbon Sports, che nel 1971 verrà chiamata Nike in omaggio alla dea greca della vittoria. Nell'azienda, che si occupava di scarpe da corsa, Knight gestiva la parte manageriale e Bauermann si occupava della creazione dei materiali sportivi. A sentire uno dei suoi ragazzi, che invece avrebbe raggiunto grandi risultati, ovvero Otis Davis, medaglia d'oro nei 400 metri piani nella 4x400 a Roma 1960, non è che inizialmente le scarpe fatte da Bauermann stesso fossero proprio un portento, ma insomma poi avrà modo di affinare la sua tecnica. E per convincere il giovanissimo Steve a iscriversi all'Università dell'Oregon sarà fondamentale proprio Bauermann, che lo corteggerà in maniera piuttosto discreta. Insomma, non ci sono state delle vicende come quelle che vediamo in alcuni film e serie americane dell'allenatore che in tutti i modi vede il giovane talento e cerca di convincere la famiglia anche intrufolandosi dentro casa. Bauermann semplicemente promette a Prefontaine che se si fosse allenato con lui sarebbe diventato il miglior corridore del mondo, e in seguito il protagonista della nostra storia ha dichiarato che non voleva sentire altro. E i risultati iniziano ad arrivare presto, tanto che già nel suo primo anno da matricola, nel giugno 1970, Prefontaine si guadagna la copertina di Sports Illustrated, che lo presenta come il prodigio della corsa sulla lunga distanza, per poi vincere ben 7 titoli NCAA durante la sua permanenza al college. E Pre, come inizia a essere chiamato dai suoi compagni, si fa subito molta strada all'università, acquisendo una certa popolarità proprio in virtù del suo modo di essere, che si riverbera inevitabilmente anche nel suo modo di vivere lo sport, il suo sport, la corsa. Noi siamo abituati a pensare alla corsa di fondo e mezzo fondo come un'attività meccanica in cui contano solo regolarità e resistenza, mentre Prila pensava in un modo del tutto diverso, come ha confessato al giornalista Don Chapman. Alcune persone creano con le parole o con la musica o con un pennello e dei colori. A me piace creare qualcosa di bello quando corro. Mi piace che le persone si fermino e dicano: non ho mai visto nessuno correre così prima. E quel modo peculiare di rendere creativo ciò che per gli altri era soltanto fisico e in un certo senso meccanico rispecchia la personalità di Prefontaine, che si guadagnò tanti e tante fan che seguivano le sue corse scandendo slogan come Legend e Go Pre, che finirono presto stampati sulle magliette dei suoi supporter. Soprattutto la maglietta Go Pre divenne iconica e le icone si tirano dietro l'iconoclastia, così come i personaggi amati si tirano dietro anche gli haters, che nello specifico stamparono la maglietta con la scritta Stop Pre, ironia della sorte diventata anche più famosa della sua antitesi originale. E fu proprio durante i trials, nella gara di qualificazione per i 5000 metri alle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972, che si tenevano in Oregon, a Eugene, che Jerry Lindgren, avversario di Pre che aveva battuto in passato, ebbe il fegato di ribadirlo presentandosi a casa sua con la maglietta Stop Pre. Ma hai ragione lui. Ci volevo proprio, non ma così. Abbiamo fatto così. Ma la mossa non impressionò il nostro Steve, che vinse centrando il record nazionale qualificandosi per i giochi in Germania Ovest, proprio lì dove la sua storia familiare era iniziata. Come se non bastasse, una volta superato il traguardo, Pri ha indossato quella stessa maglietta come per rimettere le cose a posto. Non era solo il modo in cui concretamente praticava lo sport, ma proprio la filosofia con cui lo affrontava. Altro che Steve Benz, suo amico, suo compagno di squadra, una volta ha dichiarato a ESPN che Pri viveva sempre al massimo, viveva sempre al massimo lo sport e viveva sempre al massimo la sua stessa vita.
c'era un'urgenza che trapelava proprio dal modo di essere e di vivere di Steve Prefontaine, e quindi permetto di aggiungere quasi che presagisse il fatto che la fine della sua vita era imminente, che non aveva molto tempo e che quindi doveva darci dentro nel poco tempo che gli era destinato. Non si trattava tanto di ciò che faceva, del tempo o del piazzamento. È stato il modo in cui gareggiava e viveva la sua vita a ispirare le persone. E questo è alla base della simpatia che Prefontaine si è guadagnato in vita, ed è anche ciò che alimenta il suo culto ancora oggi, a 50 anni dalla sua morte. Ma ecco, io sto parlando molto della personalità di Steve Roland Prefontaine, che non deve offuscare i suoi meriti sportivi, quando Prie morto deteneva tutti i record americani dalle 2 miglia ai 10.000 metri, anche se purtroppo aveva mancato quello che fino a quel momento era l'alloro più importante possibile della sua carriera, ovvero la medaglia ai Giochi Olimpici di Monaco 1972, in una gara che ha affrontato con tutto il bene, con tutto il male, diciamo, della splendida coscienza dei suoi 21 anni. Lo vediamo prendere il comando nell'ultimo tratto di gara, letteralmente crollando poi in prossimità del traguardo, quando davvero non ne ha più e viene superato da Ian Stewart, che ormai sembrava tagliato fuori dal podio e invece gli soffia il terzo posto. Qui la sua voglia di dimostrare il suo coraggio senza fare alcun calcolo, di gettare il suo cuore in pista senza pensare troppo alle tattiche, gli sono probabilmente stati fatali, ma in ogni caso è proprio questo modo di essere e gareggiare che ha reso Prefontaine l'atleta americano più iconico e popolare degli anni 70, uno degli atleti che più ha contribuito all'esplosione del cosiddetto running boom proprio negli States, dove fino a quel momento la corsa di fondo e mezzo fondo non è che facesse trasalire le folle. Come poi avrebbe dichiarato in seguito Prefontaine, quella è stata la delusione più grande della sua carriera, ma una volta tornato a casa non è stato certo a piangersi addosso, anzi ha continuato a gareggiare, ad allenarsi e ad impegnarsi anche più di prima. Dare qualcosa in meno del proprio massimo significa sprecare il dono che si è avuto. È infatti una delle sue frasi più celebri. E nel 1973, solo un anno dopo le Olimpiadi monegasche, abbiamo un momento di svolta importante, perché nel 1973 Steve Prefontaine è il primo atleta messo sotto contratto dalla Nike, che come il suo celebre swoosh era nata con questo nome solo 2 anni prima. E come ha dichiarato lo stesso Phil Knight, lui aveva visto in Prefontaine l'atleta paradigmatico della Nike che immaginava già quando ancora correva in pista con le Adidas. Insomma, anche in questo campo, in questo settore, come gli è sempre capitato, il giovane Prefontaine si è ritrovato ad essere apripista, battistrada. La Nike, fino a quel momento, già quando era la Blue Ribbon, in fondo si dedicava prima a distribuire e poi a produrre scarpe, ma sarebbe stato proprio Prefontaine a far crescere il brand, anche grazie alle sue doti relazionali, che si rivelarono grandi qualità nell'ambito del marketing, perché infatti era solito spedire agli altri atleti proprio delle scarpe Nike per fargliele provare prima che puntualmente le adottassero in pista. Insomma, che il nostro Pri avesse una certa ascendenza nei confronti degli altri lo abbiamo già capito. E in cambio di questo la Nike gli corrispondeva un assegno da $5.000 l'anno, che se non altro lo esonerava dall'onere di dover lavorare per mantenersi, perché all'epoca gli atleti olimpionici erano obbligati al dilettantismo in seguito alle ferree regole che erano imposte loro dalla AAU, che in quel momento, in quell'epoca, era sicuramente più influente della NCAA, che poi in seguito tutti gli appassionati di sport americani avrebbero imparato a conoscere. E i $5.000 erano un compenso che permetteva a Prefontaine di non sforare il tetto che poi lo avrebbe catapultato nel mondo del professionismo, perché il suo obiettivo era ben chiaro, ossia gareggiare a Montreal 1976 per prendersi quella rivincita, diciamo, contro se stesso e la sua versione di Monaco 1972. Pre, però, a quelle Olimpiadi
non ci arriverà mai. Infatti la sua ultima gara sarà quella del 29 maggio 1975, una competizione organizzata da lui stesso e vinta, prima di partecipare alla serata organizzata per l'occasione dall'Università dell'Oregon. Tornando a casa, dopo la mezzanotte, troverà la morte in un incidente stradale. E in quel punto oggi potete trovare la celebre Pre-Rock, luogo di pellegrinaggio di tanti suoi fan, di tanti atleti che a lui si ispirano, ma non solo, tanto che per la brevità della sua vita e per come si è conclusa è stato accostato a James Dean e ad altre rockstar, infiammando l'immaginario anche di chi non suda tutti i giorni in pista, come faceva lui. Quando è morto, Steve Roland Prefontaine aveva solo 24 anni e così è rimasto sempre giovane, con quei suoi baffi caratteristici e quella zazzera al vento. Al momento di quel maledetto incidente, Pri deteneva tutti i record americani sulle distanze, che vanno dalle 2 miglia ai 10.000 metri. Già nel 1975 si è corsa la prima edizione della Prefontaine Classic, oggi parte del circuito Diamond League, e che si tiene ogni anno nello stadio Hoyward Field di Eugene, quello dove Pri ha furoreggiato nei suoi anni universitari. Originariamente il meeting doveva essere intitolato al suo maestro Bill Bowerman, che in seguito alla morte dell'amato allievo fu ovviamente d'accordo nel cedergli lo scettro. A Bowerman rimane comunque intitolata una delle gare del meeting, la Bowerman Mile, che si corre appunto sulla distanza del miglio, che equivale vale circa a 1,6 km. E Prefontaine non solo non gareggerà mai a Montreal 1976, ma non vedrà nemmeno i frutti della sua battaglia a favore del professionismo, perché il congresso americano abolirà la AAU solo 3 anni dopo la sua morte. Si legge sempre sul sito della Nike: la sua eredità è multiforme. Per generazioni di atleti di tutti i livelli incarna la filosofia dell'allenarsi in modo straordinariamente duro e del dare il massimo nelle competizioni. Per la Nike è stato sia una musa ispiratrice sia un atleta, un pioniere che ha aperto la strada a un modo molto originale e personale di ispirare gli atleti con il marchio. Per gli altri corridori ostacolati dalla AAU, Prefontaine è stato un leader che ha contribuito a invertire la tendenza verso il professionismo. Per Phil Knight, ancora oggi lo spirito di Pri è la pietra angolare dell'anima della Nike, che lo ha omaggiato con un edificio nel suo quartier generale a Beaverton, la Steve Prefontaine Hall, in cui sono raccolti suoi cimeli e in cui si trova la celebre statua che ci ricorda come una delle aziende più famose del mondo sia diventata quella che conosciamo oggi grazie a uno sfrontato ragazzo che veniva dalla working class e correva per creare in pista qualcosa di incredibile. E a proposito, voi conoscevate la storia di Steve Roland Prefontaine, che è ancora popolare e molto amato negli Stati Uniti, ma non credo che in Italia goda della stessa popolarità. Fatemi sapere, insomma, se conoscevate anche l'impatto che ha avuto sulla Nike e anche la storia della stessa azienda di Beaverton. Scrivetemelo nei commenti. Io intanto per questo video ho finito e vi do appuntamento ai prossimi su Un Pop di Sport.